Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, io ci ho pensato a lungo prima di registrare un video del genere, però ho detto che era meglio farlo. Pensato. Perché chiaramente un video che è giusto che venga condiviso, perché comunque io e la mia famiglia vogliamo in un certo senso giustizia. Tutto qui. Circa un mesetto fa, io e mia sorella eravamo soli in casa perché i nostri genitori erano andati fuori a fare dei servizi e abbiamo sentito dei rumori. E praticamente mia sorella ha fatto un video non so come si chiama quel buco praticamente che sta alla porta per vedere, per esempio, se suonano per vedere chi è. Comunque ci siamo capiti. Adesso vi mostrerò il video. Noi avevamo sentito tutti quei rumori e praticamente dopo che non abbiamo sentito più niente, mia sorella mi fa: "Senti, va su, perché noi sopra abbiamo uno stanzino, praticamente vai a vedere che cosa è successo". E praticamente abbiamo trovato la porta spaccata. E fatto sta che tanta paura, perché comunque eravamo da sole. Fatto sta che io ho chiamato la polizia. Dopo circa un'ora sono arrivati, hanno fatto un sopralluogo e ovviamente hanno visto la porta, in che condizioni era. E fatto sta che ci hanno consigliato di fare denuncia. Allora, il giorno dopo siamo andati appunto a fare la denuncia. Però chiaramente la persona che noi abbiamo le prove che sia stata quella persona, abbiamo le prove certe perché nel video, anche se non l'ho fatto vedere, si vede questa persona scendere con un martello. È evidente che era questa persona. Però, diciamo, per la polizia non bastava come prova. Fatto sta che io sinceramente mi aspettavo, che ne so, un rimborso, qualcosa da parte dello Stato, perché una porta costa un sacco di soldi, però come al solito l'Italia è quella che è e noi ci ritroviamo praticamente con questa porta spaccata e che non siamo stati tutelati per niente, assolutamente per niente. Fatto sta che questa persona non sta neanche bene di testa. E io temo che la prossima volta il martello lo possa tirare addosso a una persona invece che a una porta. E nessuno prende provvedimenti. Adesso vi farò vedere in che condizioni praticamente già abbiamo la porta. Ve la faccio vedere. Devo solo uscire di casa e fare le scale. Vi faccio vedere cosa ha combinato questa qua. Ve lo faccio vedere. Avete capito? Avete visto? Prossima volta può essere pure qualcuno di noi. Io che ne so, per questa qua non sta bene in testa. Esce e fa di me quello che ha fatto alla porta. Io che ne so, che ne posso sapere? L'avete visto? Cioè, avete notato appunto il danno? Io trovo ingiusto, sinceramente, che
qua nessuno ci tutela, non è la prima volta che questa qua ci fa dei danni, perché li ha fatti anche altri. E chiaramente nessuno prende provvedimenti. E io dico che questo non è giusto. Se avete visto questo video, vi invito a condividerlo il più possibile, perché questo è un appello che io voglio lanciare a nome di tutta la mia famiglia, perché praticamente, cioè, ci ritroviamo in una situazione del genere in cui nessuno ci tutela e non è bello.